L'eco ha senso? Quindi si può usare l'eco. Bello. Purtroppo questa bici è di un cliente mio per una prova. È impossibile da guidare perché c'è l'altezza del manubrio troppo proprio alta. Bisognerebbe andare a abbassare qua davanti, caricare molto più l'anteriore. No, la bici è un mostro, eh. E anche il peso ideale secondo me per un'e-bike. Poi montata come montata, beh. Clienti contenti, ragazzi. Dunque, un caldo della Madonna, un secco della Madonna. Accendiamo l'aria condizionata a manetta. Sogni alimentati soprattutto dall'acquisto da parte del padre del fuoricassa argentino per questioni fiscali di un appartamento a Milano vicino alla sede del. Considero più una suggestione che una realtà il fatto che il papà prende casa. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Adesso lo dico in tutti, lo dico anch'io. Aggiornamento Bosch CX, se ne è parlato tanto, li abbiamo provati e finalmente diciamo che è andata a toccare i punti critici realmente Bosch. 69 giorni di recupero, andiamo bene. Dicevo i punti critici, quindi la potenza dell'eco che è stata aumentata leggermente, quel tanto che basta per usarlo. E quindi partendo con bici spenta e passando all'eco, questa volta si avverte un po' lo scatto. Allora, spenta, adesso dovrebbe essere alzato un po' la potenza dell'eco. Adesso voglio provare il distacco, così da spenta. Sì, decisamente. Decisamente è migliorato l'eco. Molto, molto buono. Sì. Poi è molto bella la funzione dello stacco del motore leggermente dopo la fine della pedalata, quindi sui sentieri un po' sconnessi, pedalati ripidi, è molto utile. Incredibile il carro dietro, ragazzi, incollato per terra. Guarda che non scarta niente. Impressionante. Bondra che era un lavorone. E il turbo finalmente è tornato a fare il turbo. Quindi gli 85 Nm dichiarati, adesso non so se sono reali o non reali, perché comunque c'è una diatriba dietro questi Nm, queste dichiarazioni di coppia e cose varie. E poi il turbo, adesso c'è potenza. Comunque secondo me adesso ha la giusta assistenza per andarsi a divertire con mezz'ora, un'ora, due discesine veloci, ed è perfetto. Bene, al prossimo video con delle novità su Pirelli Scorpion, faremo il test e la Lyric Ultimate con l'ammortizzatore Super Deluxe montato su Rocky Mountain. Ci vediamo alla prossima. Ciao!